fossi lacere, anche se ci fosse un solo uomo di dura cervice, sarebbe strano se restasse impunito, poiché misericordia e ira sono in Dio, potente quando perdona e quando riversa l'ira. Tanto grande la sua misericordia, quanto grande la sua severità. Egli giudicherà l'uomo secondo le sue opere. Non sfuggirà il peccatore con la sua rapina, ma neppure la pazienza del Dio sarà delusa. Egli farà posto a tutta la sua generosità. Ciascuno sarà trattato secondo le sue opere. Non dire: mi terrò celato al Signore. Chi penserà a me lassù? Non sarò riconosciuto fra un popolo numeroso. Chi sarò io in mezzo a una creazione senza numero? Ecco, il cielo dei cieli, l'abisso e la terra sussultano quando egli appare. Anche i monti e le fondamenta della terra si scuotono di spavento quando egli li guarda. Ma nessuno riflette su queste cose. Al suo modo di agire, chi ci parla? Anche la bufera che nessuno contempla e la maggior parte delle sue opere sono nel mistero. Tali cose pensa chi ha il cuore perverso. Lo stolto, appunto, errando, pensa a sciocchezze. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo contemplato e ascoltato questo nuovo bellissimo brano del Siracide. Il titolo di questa meditazione è tratto da una frase centrale di questo testo, in base alla quale in Dio sono misericordia e ira, un'espressione evidentemente antropomorfica che, come il testo ci spiega, indica quella che più propriamente si chiama la severità divina. Ecco, la serietà divina è il fatto che, come la Chiesa ha sempre insegnato, insieme alla misericordia in Dio c'è anche la giustizia, in forza del quale, ecco, dice il testo, anche se ci fosse un solo uomo di dura cervice, sarebbe strano se restasse impunito. Chi è l'uomo di dura cervice? L'uomo di dura cervice è il testardo. È colui che, nonostante tante grazie ricevute dal Signore, tanti inviti benevoli, bonari, alla conversione, a volte inviti rivolti attraverso qualche monito, qualche croce, qualche prova, imperterrito va avanti senza, ecco, appunto, chinare la testa, senza abbassare il capo, senza tornare sui nuovi passi, senza dare segni di conversione, ecco, e quindi costringe in un certo senso, secondo il nostro parlare, Dio a cessare, ecco, di usare misericordia e a passare all'altro aspetto, che è appunto il riversare l'ira, secondo il testo biblico. E quello che è sempre per noi importante ritenere è che Dio è anzitutto, prevalentemente, preferibilmente, prima di ogni cosa, misericordia. Per quanto sta in Lui, Lui vorrebbe solo perdonare, esercita l'ira e la giustizia solo quando, appunto, la durezza della cervice o del cuore dell'uomo, respingendo continuamente ogni suo bonario o severo, ecco, invito alla conversione, si ostina, ecco, e continua a vivere di testa propria, come se Dio non ci fosse. Ecco, dobbiamo ricordare queste parole per avere una corretta idea di Dio, perché, come dice il Vangelo di San Giovanni, lo
abbiamo meditato nel primo degli incontri biblici al termine del prologo, Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito del Padre ce lo ha rivelato, insieme con Lui tutta la rivelazione biblica. Ecco, per cui noi non possiamo prestare a Dio e proiettare su di Lui, come diceva un filosofo laico e anticristiano, era Ludwig Feuerbach, che diceva che noi proiettiamo su Dio le nostre idee e le nostre anche frustrazioni. Siccome noi siamo contenti di essere trattati bene e che qualunque cosa abbiamo fatto va tutto quanto a finire a farsi una risata, ci facciamo questa idea di Dio, ma questa non è l'idea che ci viene dalla rivelazione, questa è quella che ci viene dalla nostra capocetta malata. Ecco, quello che ci viene dalla rivelazione è quello che abbiamo appunto letto. Non sfuggirà il peccatore con la sua rapina, ma neppure la pazienza del Pio sarà delusa. Ecco, nel mondo noi vediamo questa realtà, vediamo molto spesso i cosiddetti, tra virgolette, peccatori o empi, secondo il linguaggio biblico, a volte fare il bello e il cattivo tempo, abbiamo l'impressione che possano fare più o meno quello che vogliono, tanto gli va sempre tutto liscio e gli va sempre tutto bene, mentre i pii o i giusti, come preferiamo, ecco, sono tutte quante espressioni bibliche, devono pazientemente sopportare le angherie dei malvagi, ecco, e a volte assistere impotenti all'apparente trionfo del male. Ci vuole una grande pazienza e una grande speranza. Il testo ci dice che chi sfida il nostro Signore abusando della sua bontà non la passerà liscia, e che quei poveri giusti, diciamo poveri nel senso che devono sottostare a tante cose ingiuste, pazientemente non saranno delusi nelle loro speranze. Questo dobbiamo sempre ricordarlo. Ecco, poi ci sono alcuni sragionamenti di chi ha il cuore perverso. Tali cose pensa chi ha il cuore perverso, e lo stolto che errando pensa sciocchezze. E quanta gente pensa queste sciocchezze, figlioli miei cari. Quali sono? Ah, mi terrò celato al Signore. Quante persone agiscono e non pensano, e ci devono pensare però, che Dio vede tutto. Da Dio non è possibile nascondersi, ma Dio vede anche le nostre intenzioni profonde, vede anche i nostri pensieri, vede i minimi movimenti della nostra anima, d'accordo? Davanti a Dio non è possibile fare i furbi, accampare scuse, cioè uno fa una cosa cattiva e poi quando viene scoperto pianta qualche scusa per giustificarsi, ma questo davanti a Dio non si può fare, perché Dio conosce perfettamente l'intenzione interna del nostro cuore. Non è possibile tenersi celati al Signore. Oppure ci sono i pensieri, ecco, dei buon temponi, a volte anche dei beffati. Se ti pare che Dio c'ha tanto da fare, sta a pensare a me, figurati, no? E invece ci pensa proprio, perché a Dio non sfugge nulla, né nessuno. Noi non abbiamo idea della sua grandezza, della portata della sua onniscienza. Tutto comprende, tutto abbraccia, ci pensa e come a te. Gesù nel Vangelo dice: neanche un capello del vostro capo sfugge al conto di Dio, anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non è un modo di dire, perché è così. Altra sciocchezza: non sarò riconosciuto
fra un popolo numeroso, con tutta sta gente, no? Questi sono discorsi che valgono in mezzo tra gli uomini, tra tutta sta gente, figuriamoci chi guarda a me, no? Ecco, non è così. Il testo ci ricorda che il cielo, l'abisso, la terra sussultano quando egli appare, quindi queste sono realtà create, no? E che i monti e le fondamenta della terra si scuotono di spavento quando egli li guarda. Questa è la maestà divina che dobbiamo ricordare, che dobbiamo considerare. Noi siamo davanti all'Eucaristia. Recentemente, lo consiglio a tutti, è uscito un bellissimo testo, un bellissimo libro del Cardinal Robert Sarah, pubblicato, e mi sembra che si chiama, diciamo qui, lo cito il testo per chi vuole, ecco, si fa sera e il giorno ormai volge al declino, dove il cardinale fa una bellissima analisi della situazione un po' delicata che si sta vivendo in questo nostro tempo, tra cui dei comportamenti assolutamente inqualificabili nei confronti dell'Eucaristia. Ora, il fatto che Gesù nell'Eucaristia voglia apparire in vesti assolutamente umili non significa che qui davanti al Santissimo Sacramento i nostri angeli custodi sono prostrati e tremebondi, ecco, dinanzi alla maestà divina, perché qui davanti ci abbiamo Domine Dio. Quindi la sua umiltà non è autorizzazione a mettersi l'Eucaristia sotto i piedi in tutte le forme e modi possibili, con tutti i comportamenti, insomma, di dilagante irriverenza che oggi, e di diffusa irriverenza che oggi circolano. Quindi bisogna fare attenzione, bisogna fare, ecco, oggi ci si pensa poco, perché con la scusa, con l'idea appunto che Dio tanto è buono, che Dio è misericordioso, che si può fare insomma, qualunque cosa, ecco, passa un'idea completamente fuorviante e non corretta di ciò che Dio è. Ecco, il testo conclude con un invito a riflessione: nessuno riflette su queste cose, al suo modo di agire, chi ci vada. E invece noi dobbiamo riflettere con attenzione, anche adesso che faremo silenzio, su queste cose e imparare anche a riflettere sul suo modo di agire. Cioè, la tolleranza e la pazienza che Dio usa non è mai da confondere con la debolezza. Dio usa pazienza, si legge nel Nuovo Testamento, per dare tempo a tutti i cattivi e peccatori, diciamo sempre così, tra virgolette, tanto per capire di cosa stiamo parlando, per dare loro tempo di convertirsi e per emendarsi, non certo perché non ha il potere di fare piazza pulita in un 4 e 4 occhi, in 4 e 4 8, in un 4 occhi. Quindi nessuno mai scambi la divina pazienza e longanimità con la debolezza, o con il fatto che si può fare il bello e il cattivo tempo rimanendo impuniti o nascosti ai suoi occhi, come se lui potesse ignorare cosa noi facciamo o se qualcuno potesse sfuggire al suo sguardo attento e vigile. Tenendo presente anche la bufera che nessuno contempla, la maggior parte delle sue opere sono nel mistero. Oh, questo. La quasi totalità delle opere di Dio sono nel mistero. Tanto per fare un esempio di attualità molto molto vicino a noi, sono 3 settimane che in tutta Italia c'è acqua in continuazione. Contemplare la bufera, cioè dietro questo esserci acqua in continuazione, non è che la mano di Dio non c'è, perché i fenomeni atmosferici, secondo certamente una mente illuminata dalla fede, non sono, come dire, eventi che accadono in base al caso cieco
o a delle leggi pure esistenti, diciamo così, della fisica o dell'atmosfera. No, perché tutto ciò che è stato creato, tutto ciò che è creato, è governato dall'Altissimo. Ecco, per cui, anche se sono molte le forze, le cause che giocano all'interno della creazione, ci sono le cause seconde, ci sono molte cose che vengono, come dire, in qualche modo attivate, partorite dal male prodotto dal peccato degli uomini e dall'azione nefasta degli angeli cattivi, cioè i diavoli, ma tutto questo accade sempre sotto il divino governo e controllo, sempre, perché nulla sfugge alla grandezza dell'Onnipotente, nulla e nessuno. Ecco, la stragrande maggioranza delle sue opere però rimangono nel mistero, perché di Dio non molto si può conoscere, anche di quello che fa nella nostra vita, però ecco, un'intelligenza a lui aperta, non ostinata, che impara, prendendo esempio appunto da Maria Santissima, il silenzio, il raccoglimento, la meditazione, ecco, piano piano acquisisce luce su quel poco che possiamo conoscere e comprendere di Dio e del suo modo di operare, e insieme alla luce acquisisce la sapienza, e insieme alla sapienza acquisisce una grande, come dire, bellezza del suo rapporto con il Signore e, per quanto possibile, umana natura, comprensione dei suoi arcani e, sempre per quanto possibile, umana natura, corretto modo appunto di concepire l'Altissimo e di relazionarsi con Lui, come il testo di oggi ci ha illuminato. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento.